di nuovo sul Drug Dealer Simulator e questo adesso vado nel laboratorio che ho messo alla zona nord della città per fare un po' di droghe strane, droghe da, diciamo droghe da ridere. E adesso vediamo, vedete, questo è il laboratorio messo nel deserto, proprio la zona nord vicino al tubo tecnico. Per scappare da una parte all'altra, zona nord, ho messo il laboratorio. Allora, alcune robe, una prima cosa, volevo fare droghe in cristalli. Allora, qui ho lo zucchero e qui ho la marijuana. Allora, io prendo 1 grammo di acetone, perché prima bisogna mettere l'acetone. Metto 80 grammi di zucchero e 20 di marijuana in foglie. Ok. Metto un mix e lo chiamo zucchero di canna. Lo zucchero, come sapete, viene presentato in cristalli, quindi io qui faccio l'ampolla, uso l'ampolla, tengo un fluido liquido, poi lo metto nel cristallizzatore e ritorno a essere in cristalli. Quindi ho mischiato lo zucchero con la marijuana. Molta fantasia, l'ho chiamato zucchero di canna. Adesso lavoro. Lasciamo lavorare. Anzi, vado dall'altra parte di laboratorio. Qui vedete, ho messo anfetamina, zucchero, LSD, DMT, paracetamolo, ecstasy. Ho messo un po' di robe. Allora, volevo provare a fare una cosa. Ho messo moltissima anfetamina, io adesso metto anche se facciamo tanta siamo tutti 100 o facciamo 100 di anfetamina e 20 LSD. Ok, effetto mix, lo chiamo con molta fantasia polvere d'angelo. Come quella di una poltrona per due. Adesso lo lascio andare, vado adesso, è pronta questa, sì, è pronto. Allora, lo zucchero di canna si è liquefatto, lo metto nel cristallizzatore, cristallizza il contenuto, quindi otterrò 100 grammi perché c'è un 101, va via l'acetone, otterrò 100 grammi di zucchero in cristalli. Qui messo lo zucchero, eccetera, devo comprarne 200. Qui ho preso paracetamolo, ibuprofene ed ecstasy per fare delle prove. Ok, qui ha preso la polvere d'angelo, adesso la metto qua, la lascio in bianco e faccio confeziona prodotto, quindi una confezione da 100, una confezione da 20 che poi la lascio vuota, aggiunge all'inventario. Ok, quindi mettiamo il qua, che sta ancora cristallizzando. Un'altra che volevo fare con l'anfetamina, allora 100 grammi di anfetamina
quell'altra psichedelica, questa DMT, 20 grammi di DMT, mantengo la stessa proporzione, anche qui effetto mix, la chiamo Nuke, come quella di Robocop 2. Vedete, la base è l'anfetamina, comunque tutte e due hanno base anfetamina, quindi in teoria potrei venderla come anfetamina. Facciamo lavorare qua, ancora non ha finito. Intanto io voglio fare una prova. Ah, acetone, un grammo di acetone, poi un... qui non ho preso la cosa, aspetta un attimo, un'anfetamina di questa mi servono di là. Allora, un'anfetamina qui mi serve di qua. Ah, qui cosa ho messo dentro? Un grammo di acetone, ok. Prendo un grammo di MET, l'ho preso apposta solo per fare questo esperimento, perché la MET non la uso. 99 grammi di anfetamina, intanto questo ho finito, poi eroina e detersivo in polvere, ok. Allora metto 10 grammi di eroina, e 15 di detersivo. Allora, effetto mix, lo chiamo fake met, cioè met falsa, perché in realtà è anfetamina, 99 grammi invece metanfetamina 1 grammo. Volevo ottenere qualcosa di un po' meno tossico, anche se poi per darci la tossicità ho dovuto metterci l'eroina e il detersivo. Quindi effettuiamo il mix. Nel frattempo il mio zucchero di canna è finito, aggiungo lo zucchero di canna, poi lo metto in un pacchetto da 100 grammi e questo. Zucchero di canna. Ok, questo mai potrei usarlo come prove, campioncini gratuiti, quindi devo mettere dei contenitori in modo da fare da usarlo meglio. Quindi ho fatto 100 grammi di zucchero di canna. Ok, qui ho finito la nuke, quindi la metto dentro. La lascio bianca, che tanto la confeziono subito. Anche qui 100 e 20. Aggiungile all'inventario e l'appoggio qui sopra. Cristallizzo e poi la tengo lì. L'idea sarebbe di prendere questa MET, metterla in vendita e vedere se i clienti l'apprezzano. Io facendo così ho ottenuto un prodotto meno tossico e anche meno costoso, perché ci ho messo il detersivo e ci ho messo l'anfetamina, che sono meno tossici. Adesso devo fare un ultimo scherzo. Mettete qui 100 grammi di zucchero e ho il paracetamolo. Allora, lo scherzo sarebbe di prendere 8 grammi di zucchero e 2 di paracetamolo. Ok, 10 grammi. Effetto mix,
il paracetamolo è la tachipirina, quindi tachipirina 20%, effetto mix. Ci mette sempre 40 secondi anche se lavoro solo 10 grammi. Allora, chi ha giocato al gioco sa che tutte le sostanze che non sono quelle originali, qui sta ancora lavorando, vengono classificate come droghe, anche quelle compatte. Faccio un esempio, il Viagra in pillole, qui c'è la farmacia, vende il Viagra in pillole. Se ti beccano alla frontiera o i poliziotti in giro col Viagra in pillole, finché ti beccano col Viagra in pillole non ti dico niente. O a confezione prodotto, fammi una confezione da 10, ok, aggiungo l'inventario, adesso faccio lo stesso con l'ibuprofene. Allora, 8 grammi di zucchero, metto l'ibuprofene, metto 2 grammi di ibuprofene, sarebbe l'antidolorifico, effetto mix, e come prima la tachipirina, moment 20%. Dicevo, le sostanze originali, faccio un esempio, lo zucchero è presente in cristalli, se voi lo tritate e poi andate in giro con lo zucchero lo classifica come droga. Ecco, intanto ho fatto le cose, mettiamo la blu, ho 125 grammi di meth che dopo dovrò portare al laboratorio sud per cominciare a venderla, perché qui, come vedete, non ho il computer per venderla. Nel frattempo qui è quasi finito. Lo stesso le pillole, se io prendo le pillole e le trito e poi vado in giro, me le classifica come droga. Ora io qui non ci sono droghe, perché ho usato lo zucchero e le pillole. Io adesso salvo perché non voglio farmi arrestare, cioè io adesso salvo ed esco. Come vedete ho soldi che le forcine e le due confezioni di tachipirina al momento, prodotte adesso sul momento. Io adesso vado in giro, alla prima pattuglia mi fermerà perché ho appena ritirato un po' di soldi e sono alto a disposizione, quindi molto probabilmente mi fermerà e mi dirà che ho la droga addosso. Adesso cammino tranquillamente, è l'una di comune e mezza di pomeriggio, quindi non è neanche un orario pericoloso. Andiamo avanti, buonasera, ecco, ecco la polizia. No, non ti preoccuparti, niente stupido. Trovato la droga addosso. Cioè, lo zucchero, dai, era lo zucchero, perquisizione della polizia, visto, mi ha trovato la droga addosso. Ovviamente me l'ha sequestrata, adesso non ho più non so di quanto mi ha multato, perché da qui non lo posso vedere, però comunque questo era per far vedere che sono andato in giro con roba alla fine normale, perché mi ha beccato con la tachipirina e via. Ok, poi proverò la fake meth per vedere se la prova se ne verrà gradita, oppure anche l'anfetamina. Anche se fare l'anfetamina con le droghe psichedeliche non è che ci sia sto gran guadagno. Ciao ciao!